Oggi domenica inizia il mondiale maschile numero 19 della storia e la vernice è in un luogo particolarmente significativo per lo sport italiano, è il Foro Italico di Roma. Si gioca all'aperto, è il tempio del tennis. L'Italia affronta nel match spettacolo inaugurale il Giappone, tutto facile, diciamolo subito. Sarà una grande festa, ci sarà addirittura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi via, in giro per l'Italia. Successivamente sarà Firenze, il Mandela Forum, ad accogliere le gesta degli azzurri di Checco Blengini, che giocheranno contro il Belgio, l'Argentina, la Repubblica Dominicana e la Slovenia. Girone difficile ma non proibitivo per una nazionale che deve ambire al podio. Insomma, diciamocelo chiaramente, l'obiettivo dichiarato è vincere una medaglia. Dovesse andare peggio, insomma, direi che anche dal punto di vista della promozione l'obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Bisogna dimenticare anche il 13° deludente posto di 4 anni fa a Katowice, che tra l'altro è costato il posto in panchina a Mauro Berruto. Che mondiale sarà? Un bel mondiale. Per la prima volta si organizza tra due paesi, l'Italia e la Bulgaria, che però non è una squadra particolarmente competitiva. L'Italia sì, l'Italia che ha rinunciato all'ultimo istante, per le scelte del CT, ma queste competono a lui, alla convocazione di Russo, per quanto riguarda i centrali, e Antonov per i martelli. Abbiamo una bella squadra, bisogna dirlo, insomma, una squadra forte, competitiva, con alcune eccellenze in alcuni ruoli. Allora, Simone Giannelli non conosce confronti, può giocare contro tutti nel ruolo di palleggiatore. Osmani Guantoregna è uno dei migliori martelli al mondo, questo è riconosciuto da tempo. Se ha voglia di giocare fa veramente la differenza e sono sicuro che questa volta ha voglia di giocare. E poi abbiamo un grande libero come Max Colaci. Se l'Italia murerà come deve e se Ivan Zaitsev si calerà nella parte di opposto e terrà il livello di pari ruolo più importante al mondo, beh, insomma, ci sarà di che divertirsi. Ci sarà il pubblico. Sono sicuro che ci sarà il tutto esaurito, ovunque giocherà l'Italia. Dopo Firenze si sposterà a Milano 21-23 di settembre, poi il gran finale nell'ultimo weekend di settembre a Torino. Insomma, è la festa della pallavolo, bisogna dirlo. Da chi bisogna guardarsi? Allora, in primis dalla Russia. La Russia è forte fisicamente, è esperta, è potente. Ha vinto nettamente la Volleyball National League quest'anno a Lille, credo sia la squadra da battere. Poi gli Stati Uniti, è una squadra che gioca sempre molto bene a pallavolo e non è una banalità, sia individualmente che collettivamente. Molti dei giocatori sono protagonisti del nostro campionato: Christensen il palleggiatore, Russell lo schiacciatore, Holt il centrale di Modena, insomma ce ne sono veramente tanti qui. Poi la Francia, che gioca sempre bene a pallavolo, la correlazione muro-difesa viene studiata da tutti. Ha il problema fisico di Erwin Ngapet, come sta? Ma lo scopriremo solamente vivendo. Poi altre nazionali da cui guardarsi. Il Brasile, olimpionico in carica. Renan Dalzotto, nuovo CT Verde Oro, ha problemi con gli schiacciatori, ma la squadra è sempre pericolosa. E poi c'è la Serbia, coriacea, pugnace, cattiva sportivamente parlando, e la Polonia, che è campione in carica. Potrebbe essere l'outsider di questo mondiale, con ovviamente qualche sorpresa e qualche delusione che ci sarà. L'Italia speriamo che sia la più grande sorpresa positiva di questa rassegna. Ci divertiremo, si inizia domenica, si andrà avanti fino al 30 di settembre. Tutte le news le potete seguire ovviamente su dallarivolley.com e su tutti i nostri social, da Facebook, Twitter, Instagram, per tenervi aggiornato su tutto quello che fa Mondiale in Italia e in Bulgaria 2018. Buona pallavolo e buon mondiale a tutti. Ciao!